Io sto visitando diverse aziende che hanno investito nei pieni mesi della pandemia, del lockdown, in nuove tecnologie e transizione ecologica. E lo hanno fatto anche utilizzando incentivi dello Stato che abbiamo messo a disposizione, ma soprattutto grazie al loro coraggio di investire in lavoro e attività produttive nel momento peggiore dal dopoguerra ad oggi che l'Italia ha attraversato. Quindi è molto importante ringraziare imprenditori che hanno investito in nuove realtà tecnologiche e vorrei dire in Italia stanno arrivando i 230 miliardi di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La spesa di quei fondi passa non solo per il pubblico ma soprattutto per il privato e sarà il privato il motore della spesa dei fondi che ci serviranno ad agganciare la ripresa. Questo è un anno in cui l'Italia sta per segnare più 6% di prodotto interno lordo a fine anno, più 4 anno prossimo. Abbiamo segnato nei primi 7 mesi dell'anno il record storico di export di Made in Italy di sempre, 300 miliardi di euro di Made in Italy esportato in tutto il mondo e anche l'occupazione sta salendo grazie ai nostri imprenditori, grazie a coloro che nel privato non hanno mai deciso di mollare. Se in questo momento l'economia italiana sta andando bene, lo dobbiamo a persone coraggiose che se in Italia in genere gli imprenditori sono degli eroi, al sud sono dei supereroi per le difficoltà che devono affrontare con la burocrazia, con organizzazioni di vario genere, malintenzionate e ovviamente con tutti i problemi legati all'assenza o alla carenza di infrastrutture digitali e materiali. Investire nei comuni è fondamentale. Io sono qui per sostenere Dominique Vellecchia a questo secondo turno del ballottaggio e lo faccio perché sono consapevole che quei 230 miliardi di euro che dobbiamo spendere in 3 anni, una delle centrali di spese principali di quei 230 miliardi di euro saranno i comuni. I comuni avranno bisogno di partenariato pubblico-privato, senza il quale non riusciranno a fare niente, avranno bisogno della vicinanza del governo e io sono qui per dire che ci saremo. E avranno bisogno ovviamente di persone oneste e competenti in grado di eseguire quella spesa in 3 anni. Ci sono 27 Stati membri in Europa che si sono indebitati e hanno dato quasi la metà di tutti i fondi per cui si sono indebitati all'Italia. Quindi noi non abbiamo solo una responsabilità italiana, abbiamo una responsabilità europea e l'Europa ci perde la faccia se sbagliamo. Voglio fare i ringraziamenti al Ministro Di Maio che ha creduto e ci ha fatto visita in azienda. E siamo onoratissimi di avere un'istituzione importante come lui e mi ha fatto onore pure presentare l'azienda in cui abbiamo realizzato tutta una tecnologia in 4.0 dove siamo i primi in Italia
a sposare questo progetto, quindi siamo i pionieri. Mi fa molto piacere che lo stiamo divulgando anche allo Stato, ecco. Io credo sempre nelle attività che vado a esercitare, in quanto ho fatto proprio l'investimento importante per differenziarmi dagli altri in questo momento che era storico nella pandemia, quindi ci abbiamo dato un momento di riflessione e abbiamo fatto questi investimenti da pazzi. Molti miei colleghi mi hanno dato il pazzo, però poi sul futuro presente andiamo a vedere se sono io pazzo o sono state loro incapaci di portare le loro aziende all'avanguardia.